l'altro giorno navigavo su Instagram e voi sapete che lo uso particolarmente per postarvi vari video e per tenervi al corrente delle varie cose. E voi sapete che uno dei profili che io seguo con più passione è quello di Alessandro Del Piero, perché Del Piero, praticamente sinonimo di Juventus, è su Instagram, condivide momenti della propria vita. E l'altro giorno, visualizzando una delle sue storie, mi sono accorto di una cosa molto molto particolare. Si è taggato all'interno della Juventus Football Club Academy di Los Angeles. Cosa vuol dire? Che la Juve ha aperto ormai da parecchio tempo in tutti gli Stati Uniti delle accademie di calcio per dei giovani talenti, cioè bambini e ragazzi vanno lì proprio per apprendere i fondamenti sia tecnici che tattici del gioco del calcio, e ovviamente vengono seguiti da professionisti, vengono seguiti comunque da persone che sanno che cosa fanno, esperte di calcio. L'altro giorno la cosa mi ha stupito perché Juventus e Del Piero hanno avuto una frizione in relazione ad alcuni episodi che sono avvenuti nel 2000, tra il 2011 e il 2012. Non tornerò su questi episodi perché ne ho parlato veramente tante volte e sapete la mia posizione in merito qual è, quindi la sapete bene se mi seguite ormai da parecchio tempo. Però pare che Del Piero sia tornato ad avere un ruolo all'interno della Juve collegato a queste Juventus Football Club Academy. Fermi tutti, so che vi sconvolgerà la cosa, ma l'altro giorno ha pubblicato una fotografia all'interno della propria storia Instagram con indosso la casacca da allenatore dei ragazzi, con il logo Juve qui, il logo, sapete, della Juve, la J stilizzata, e la cosa mi ha fatto particolarmente piacere, sono saltato dalla sedia. Perché? Perché io sono uno di quelli molto legato alle bandiere, probabilmente sbaglio, probabilmente sono anche, diciamo, ragioni in maniera sbagliata, però secondo me il detto i giocatori se ne vanno e la Juve resta è un detto, sì, che funziona, perché funziona, però alcune volte con le bandiere bisognerebbe rendersi conto che non sono giocatori reali, non sono giocatori normali, reali come tutti gli altri, perché comunque gente come Del Piero, gente come Buffon, gente come Nedved, gente come Trezeguet, gente come Camoranesi, ho nominato i primi 5 che ci hanno accompagnato in Serie B, è gente che non potrà mai essere considerata un giocatore normale per un tifoso della Juventus, perché il tifoso della Juve prova nei confronti loro una riconoscenza, un affetto, un amore incondizionato, a prescindere mo se restano o no. Del Piero poi, voglio dire, amato dalla totalità dei tifosi bianconeri, immaginate chi come me è cresciuto con dei gesti di Del Piero, che ha vissuto l'addio di Del Piero, che ha pianto per Del Piero, che ha sofferto per Del Piero, vedere Del Piero 7 anni dopo con una casacca ufficiale della Juve indosso, con la maglia qui, con la scritta Juventus, e diciamo avere anche più giorni con Del Piero lì, nel senso che lui è andato lì, si è fatto le foto con questi ragazzi, si è visto in campo mentre osservava l'allenamento di questi ragazzi, quindi mi è venuto in mente il fatto che la Juve potrebbe aver delegato a Del Piero alcuni compiti di formazione dei giovani talenti, cioè come se loro lo avessero messo praticamente come allenatore, come coach, come, diciamo, membro di questa Juventus Football Academy, proprio per selezionare i giovani talenti, per cercare di, diciamo, dar linfa ai nuovi talenti che la Juve sta creando, ovviamente in questo caso a Los Angeles, dove Del Piero si è trasferito con famiglia al seguito, si è trasferito ovviamente con si è trasferito con la propria famiglia, si è trasferito con la moglie, con i figli, con, in generale ha anche degli affari lì, ha aperto un ristorante, si chiama Number 10, ci sono veramente un sacco di cose. E quindi, appunto, sono molto contento di questa cosa qui. Ovviamente spero che sia il preludio per un qualcosa di più, nel senso che sono felice che Del Piero ricopra questo ruolo, ma la mia ambizione è di rivederlo nel posto in cui Gianni Agnelli aveva detto di volerlo vedere, cioè nella dirigenza della Juve. Io credo che la sua volontà, che è la volontà di un uomo che più di tutti ha fatto grande la Juve, cioè Gianni Agnelli, debba essere rispettata. Fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere veramente nei commenti cosa ne pensate voi. Ma volevo chiedervi tre cose. Stavo pensando, ho detto no, ragazzi, invece di una cosa sola ve lo faccio io il servizio, ve ne credo ben tre. La prima cosa, siete contenti ovviamente per Del Piero? Seconda cosa, quale ruolo vorreste per Del Piero all'interno della società, visto che c'è entrato di tutto e di più? Terza cosa, che cosa pensate di questo nuovo ruolo delle Football Academy? Cioè, secondo voi la Juve creerà dei talenti sotto l'occhio vigile di Alessandro Del Piero in America per poter eventualmente sfruttare questi talenti poi in un futuro, che ne so, in un decennio, in un ventennio? Vedremo che cosa succederà, fatemi sapere nei commenti. Voi dovete farmi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, rispondendo alle mie domande oppure magari dicendomi semplicemente un vostro parere, un vostro pensiero semplicemente su sulla cosa.